trova che ci siano dei rincari sui prezzi. Trovano rifugio lontano nei paesi caldi. Amore, io ho capito che tu sei nervoso per il concorso di domani, ma se fai così non riusciamo a capire niente. Sì, sono un po' nervoso, in effetti. Perché? Tu sei bravissimo, il concorso andrà benissimo. Speriamo, speriamo. Cosa fai, vai a letto? Sì, spero di dormire un po'. E niente bacino? Scusa. E che cos'è un bacino questo? Pronto anche il bisnonno Vincenzo? Ah. Il quadro è finito, il restauro è pronto, bisognerebbe ritirarlo. Vado io domani, stai tranquillo. Mi manca il fatto che non ci sia in situazioni come queste, ma mi ha sempre portato bene, mi ha sempre protetto. Stai tranquillo. Buonanotte. Ah. Buonasera, siete collegati in diretta con Via delle Mura Latine, quella che potete vedere alle mie spalle, la villa in cui qualche ora fa è stata uccisa la nota restauratrice Matilde Ricci. Al momento Oddio. Gli uomini della scientifica e il magistrato stanno esaminando la scena del crimine, non sono trapelate indiscrezioni, buio fitto dunque su chi possa aver ucciso la donna. Dunque per il momento è tutto, no scusate, vi chiederei ancora di rimanere collegati in diretta perché è arrivato il vicequestore, il dottor Gaetano. Mi scusi, è possibile avere un commento a caldo su quanto è successo? Tu hai parlato? Hai parlato? Hai detto qualcosa? No, no, no. Non hai chiamato qualcuno, un nome? È stato lui. Ha detto che strano. Che strano! Ha la voce identica, uguale alla tua. Che strano. Buonanotte. Notte. Ti devo una cena, lo so. Le hanno sparato a bruciapelo, un colpo al cuore, morta quasi subito. Deve essersi difesa disperatamente. Qua c'è stata una colluttazione violenta. È così, la signora è stata aggredita, ma l'assassino ha dovuto lottare prima di ucciderla. Serve aiuto? Che ha fatto, dottore? C'è un'umidità oggi micidiale, c'è un mal di schiena. Mal di schiena. Comunque i risultati definitivi dopo l'autopsia. Certo, certo. Commissario, dal caricatore mancano due proiettili. Rileviamo anche queste, dai. Probabilmente l'arma del delitto. Sì. Falle esaminare dalla scientifica. Subito. Sì, va bene, sono il commissario Berardi. No, no, stia comodo, stia comodo. Mi dispiace, professor Taviani, ma dovrei farle qualche domanda. Capisco, commissario, sono a sua disposizione. E mi risulta che lei ha chiamato la polizia prima ancora di entrare in casa della sua ex moglie. Anche questo? Perché? Perché ero preoccupato per lei. Io mi trovavo a cena a casa di alcuni colleghi quando mi è arrivata una telefonata di Matilde. Era molto agitata, direi addirittura terrorizzata. Mi ha detto che era rientrata da poco a casa e che aveva sentito dei rumori al piano di sopra. Io però non ho fatto in tempo a dirle nulla perché... perché il telefono è stato riattaccato bruscamente. E lei cosa ha pensato? Ho pensato che fosse in pericolo, che avesse trovato dei ladri in casa. Così ho lasciato la cena e mi sono precipitato qui dove... dove? Scusi, commissario, è che io e Matilde eravamo molto legati, anche se il nostro matrimonio era finito da molto tempo. Solo un'ultima domanda. Lei per caso aveva le chiavi di casa della signora? No, no. È per questo che la polizia ha dovuto scassinare la porta d'ingresso. Sì, capisco. Mi scusi ancora, vuole che la faccia riaccompagnare a casa? No, 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 grazie. Ho la mia macchina giù. Arrivederci. Poi che faccio? Lo chiamo o non lo chiamo? Tutto al più mi dice che è incasinato e che non può parlare. Quindi lo chiamo. Dai, portiamola via. Tira su. Eccola. Ciao Camilla. Di la verità, mi hai visto in televisione e allora mi hai chiamato. Ti interessa sapere che ho conosciuto la vittima? Tu hai conosciuto la vittima? Sì. Sei libera domani mattina? Entro a scuola alle 11. Bene, allora ci vediamo domani alle 9 al solito posto, ok? Ciao. No, 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 aspetta, aspetta. Che c'è? Per caso alla villa c'è stato un furto? Sì, ma a te che ti importa? E è sparito un quadro olio di un vecchio coi capelli bianchi, barba baffi, occhi azzurri. In divisa da ufficiale? Sì, l'avevo portato alla signora Ricci per farglielo restaurare. Meno male che c'è ancora. Sì, sì, per esserci c'è, però...
Però? È orbo da un occhio. C'è entrato in pieno da un proiettile. Oh no, Renzo ci teneva tantissimo. Capito, Camilla. Mi dispiace per lui, ma dai, ne parliamo domani mattina, ok? Ciao. Ciao, ciao. Controllate se ci sono impronte su questo. Tutto? Sì. Qua l'unica cosa sicura è che sono stati sparati due colpi. Una ha ammazzato la morta. La vittima, tu. Deva la morte nel senso della vittima. E l'altra ha colpito nell'occhio. Un ufficiale dell'esercito. Ah, è ufficiale? È ufficiale. Allora lo sapete già. Cosa faccio? Glielo dico. Glielo dico. Vedete un po' su, un po' su. Dritta, ferma. Dritta e ferma. Ma... Ah, ecco dove sei. T'ho cercata nella tua stanza, non t'ho trovata. Non riesco a dormire. Sono agitata per domani. E anche papà è agitato. Siete tutti e due agitati. Lui per il verdetto e tu per le lastre alla schiena. Diventerò gobba, mamma? No, non credo. Sei un po' melodrammatica. Il dottore ha detto che al massimo rischi un principio di scoliosi. Stai tranquilla. Stai tranquilla. Tu devi stare tranquilla. Tu puoi stare tranquilla. Tu no, eh? Sei un po' melodrammatico anche tu. Mamma, ma devi capirlo. Si parla della sua carriera. Te le ha dette lui queste cose? Gliele hai dette tu queste cose? Ma non sono parole sue, dai. Prima, in un momento in cui mi ha sostenuto, l'ho ritenuto opportuno farla partecipe della gravità del momento. E lui ha sostenuto me. Ecco. Che bravi. E io sostengo tutti e due. E a tutti e tre chi ci sostiene? Dai, non essere cavilloso, è chiaro che non è che la conoscessi benissimo. No, è chiaro il fatto che l'hai vista una sola volta quando l'hai portato il quadro a restaurare. Camilla, è molto diverso. Vabbè, dai. L'ho vista una sola volta, però l'ho capito, l'ho inquadrata. Sì. È una donna un po' triste, grazie, anche introversa, pure sì, un po' depressa. Sì. Però se il mio giudizio non ti interessa... No, mi interessa. Secondo te da dove dovrei cominciare? Se c'è un marito, dal marito. E poi lo sai che più delle volte queste situazioni... Già fatto. Pare che abbia un alibi di ferro. Altri spunti investigativi? Buongiorno, cosa vi posto? Soldi due vermo? Magari quelli fra qualche oretta. Un succo d'arancia, una spremuta. Anche per me, due spremute, grazie. Grazie. Secondo me potrebbe aver conosciuto l'assassino anche in ambienti extrafamiliari. No, non credo, perché te l'ho detto, era una donna molto chiusa, poco incline a fare nuove amicizie, quindi... Tutto questo lo deduci dal fatto che ti ha chiesto se desideravi un restauro ricostruttivo o solamente una pulitura. Lo deduco. Prego. E basta. Ah, ecco. Piuttosto, passiamo al bisnonno di Renzo. Quando è che mi restituisci sto quadro? Non lo so, perché per il momento, essendosi beccato una pallottola vagante, è sotto sequestro. Beh, comunque, se il quadro si è beccato una pallottola vagante, vuol dire che c'è stata una colluttazione. E fin qui. Giusto. E visto che sei stata brava, ti dico anche che sulla porta della villa non c'erano segni di effrazione. Quindi lei ha aperto al suo assassino, lo conosceva? No. Vittima è entrata in casa e l'assassino era già dentro. Probabilmente si era procurato le chiavi. Da chi ancora è tutto da scoprire. Ecco, allora, siccome non ne ho presa una, non ci azzecco, torno a fare la prof. Che ore sono? Le 10. Le 10, è tardissimo, devo andare. Mi scusi, vero? Ciao, scusami. Ciao, a presto. Dai, scatta. Ma cos'è sta? Che idea? Io non ci credo. Ok, fatto, vai. Avanti un'altra. Attacca a me. Ribello, vai. Sbrigati, che se ci beccano usare il cellulare ce la sequestrano. Falle anche un primo piano, che ne vale la pena. Ok, un bel sorriso. Ok, adesso faccio una foto pure a Celeste, no, può essere che vince lei, no? Smettila, no, Ivan! Ma scusa, ma non puoi partecipare al concorso, lo fanno tutte. Smettila, no, ti prego, Ivan, non vengo bene nelle foto. Ti prego, no, dai, Crespi, non voglio. Ma la foto dovevi farla mia. Ragazzi, che macello. Muoviti. Torna al banco, non vedi che è andata? Meno male. Allora, cosa state facendo? È Miss Scuola. Cioè? Un concorso di bellezza, adesso siamo alle eliminatorie. Dobbiamo scegliere le nostre candidate. Ma già si sa chi vince, ora anche l'arma segreta. Sara, falle vedere il tuo nuovo sorriso hollywoodiano. Ma sono fantastici, che cosa gli hai fatto? È la moda del momento, prof. Ritocco allo smalto, costa una cifra però ne vale la pena. Ma se a questa età vi fate sbiancare i denti, alla mia che cosa farete? Una tiratina qua, una là. Ma era proprio necessario, cioè ne sentivi l'esigenza. Beh, se vuoi essere al top, sì. Ma allora io sono fuori gioco. Renzo, perché non rispondi? T'ho chiamato 100 volte. Io vorrei sapere come è andato il concorso. Appena poi chiamami, eh? Ok? Ciao, amore. Beh? E tu perché non parti? Ti ho appena fatto riparare. Ho anche speso un sacco di soldi. Dai, parti.
Tutti! Problemi, prof? Eh sì, non parte! Non si è accorta che la spia della benzina sta a zero? Ah, è vero! Ottima intuizione, Baldini. Prof, la macchina d'aria non l'hanno ancora inventata. Ah, magari. Così almeno potrei volare. Ciao! Susi! Che miseria! Mi dai un passaggio? Sono rimasta senza benzina. E senza tacco. Infatti. Eccola. Che bella! È nuova, cos'è, un regalo? No, magari. È una follia. L'ho presa a rate. Beh, bellissima. Puoi mettere le mie scarpe da ginnastica, se no nella sacca. Ah, grazie. Senti, ti accompagno a casa, però prima dobbiamo passare dal mio fidanzato. Un nuovo fidanzato? Che brava, come hai fatto in fretta. Io ero lentissima in queste cose. A proposito di fidanzato, guarda, se è innamorato pazzo di te. Fa tanto il duro, poi invece... Io non so più che fare. Gli ho consigliato di iscriversi all'agenzia matrimoniale tuo ed io. Beh, giusto, hai fatto bene. Ho solo omesso di dire che sono la fidanzata del proprietario. Vabbè, ma questa è una cattiveria, Susi. E se poi lo viene a scoprire? E noi non glielo facciamo scoprire. Complimenti per la macchina! Buongiorno, preside. Susanna, io però fra 5 minuti vado. Renzo continua a non rispondere, sono un po' preoccupata. Vabbè, dai, un po' di pazienza, ormai siamo qui. Signorina, scusi, fra quanto è il nostro turno? Pochi minuti, solamente il tempo di compilare la scheda del signore. Sabrina, dove hai preso questi stivali? Sono strepitosi. È un regalo. Comunque, sono di un artigiano che ha un negozio in Via della Vite. E devi andarci perché ha delle cose bellissime. Ci andiamo? Tanto i tuoi stivali sono da buttare, no? Ma mi ci vedi con quelli, dai. E poi costano un mese di stipendio, forse due. Ma dai, non è detto. No, no, è detto, lo so. Hai visto quel logo che hanno, quel geco? Ecco, significa che costano troppo, ma proprio troppo. Dottor, sono contento che vi sposate. Stare da soli è brutto. Purtroppo Giulietta mia di matrimonio non ne vuole sentire parlare. Ah, perché le hai chiesto di sposarla? Perché ho fatto male. No, no, no. Però le avrei dato almeno il tempo di digerire il matrimonio precedente. Quello c'ha la digestione troppo lenta. È una vita che è divorziata. Commissario, i rapporti della scientifica. A sparare 2 colpi è stata la pistola della vittima. Questi sono i tabulati telefonici. Come può vedere, la signora ha chiamato da casa sua l'ex marito in un orario compatibile con quello dell'omicidio. Taviani ci ha detto la verità. Poi abbiamo anche controllato il suo alibi. Effettivamente era a cena con dei colleghi. Beh, queste 3 chiamate sono state fatte poco prima che venisse uccisa? Sì, corrispondono tutte ad un certo Nico Tucci. Buongiorno. Buongiorno. Forse meglio di no, non ho neanche l'appuntamento, non vorrei... È fortunato, stamattina il direttore non ha altri appuntamenti. Bene. Prego. Non ho io sui piedi, grazie. Allora avvisi il direttore. Bambino, e che ci fanno? Lei? Io sono qua per un amico. Sai, uno che si sente un po' solo. Beh, è un bel gesto. Voglio dire, è bello occuparsi degli amici, no? Buongiorno. 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 Il signor Tucci è in ufficio? Sì, ma a me sembra che non avevate appuntamento. E il dottore non ha bisogno di nessun appuntamento. Polizia. Stai indagando sul bisnonno o stai cercando un marito senza bisnonno? Salve. Nessuna delle due, ho solo accompagnato una mia collega. Quale collega? Non si preoccupi, avrò modo di appurarlo. Avrà modo. Signorina, dica al direttore che abbiamo bisogno di fargli alcune domande. Sì, con permesso. Chiedo scusa se la scavalliamo, ma è una questione molto urgente. No, ma prego, prego. Lei capisce, non possiamo scusi, aspettare dottore. Migliormente. Stiamo svolgendo l'indagine. Preside, secondo lei perché c'è la polizia? Ci sono 2 tizi della polizia che vorrebbero parlarle. Faccio entrare? Come la polizia? E poi ci sarebbe un nuovo cliente in attesa. Va bene, Sabrina, tu intanto occupati del cliente, ok? Abbiamo fatto le elementari, scuole medie, non è che gli possiamo dire di no. Ma certo, ma ci mancherebbe. Una persona sola. No, no, capisco perfettamente. Signorina Susi. Ah, preside. Sono contenta che abbia preso questa decisione. Ah, ma non sono qua per me, sono venuto per un amico. E questa è la collega di cui ti ho parlato, Susanna Moretti. Susi, giusto? In carne e ossa.
Prego, se vi volete accomodare, il dottor Tucci vi aspetta. Non capisco, che c'entra Nico con la polizia? Non ti fidi della polizia o non ti fidi di lui? Certo che mi fido di lui, ci mancherebbe. Lo sai che non mi è mai piaciuto nessun altro quanto lui. E me ne sono accorta. Non sai che fatica ho fatto a nasconderti alla vista di Mazzeo prima. E che io a lui non resisto. È come una calamita. Ti piace? Oh, non c'è niente da fare. Non mi dire. Sei innamorata. Lo sapevo. Anche stavolta. No. Questa volta è quella buona. È lui. Sì, Matilde Ricci. Mi ricordavo bene. La signora si era iscritta alla nostra agenzia circa un mese fa. Era una donna molto gentile, molto riservata. Mi dispiace proprio. E aveva avuto degli incontri? Sì, ultimamente aveva trovato qualcuno che le piaceva molto. Infatti aveva un terzo appuntamento proprio con... Scusi, guardi, sono veramente un pessimo padrone di casa. Non le ho offerto nemmeno un cioccolatino, prego. No, per carità, i cioccolati in servizio non possiamo. Commissario, vuole? No, grazie. Senta, come si chiama il cliente che la vittima doveva incontrare la sera della sua morte? Michele Giannetti. Va per la maggiore, commissario. Le donne stravedono per lui. Può chiamarmelo, per favore? Assolutamente sì, me ne occupo subito. No. Questa come le sembra? No. No. Fine delle bionde con gli occhi azzurri. No, mi dispiace. Non è colpa sua, signorina, è che io voglio lei, non una copia. Lei chi? Una che neanche mi vede. Mi scusi se le ho fatto perdere il tempo. No, si figuri. Prego. Solo un'ultima cosa, poi sparisco. La signorina bionda che c'era prima, ha trovato qualcuno di interessante? Mi dispiace, ma non posso dirglielo, è un segreto professionale. Prego, faccio strada. Non capisco come mai, ma Giannetti è reperibile. Ho provato tutti i suoi recapiti. Lo troveremo noi, non si preoccupi. Senta, un'ultima domanda. Ha idea del perché la vittima ieri ha chiamato lei, signor Tucci, per ben 3 volte? Non lo so, non ero in casa. E può dimostrarlo? Certo. Lo può chiedere alla mia fidanzata, Susanna Moretti. Era qui poco fa. Ieri notte eravamo a casa sua. Mamma, ho trovato il nome per lui. Cioè? Zuccotto. Adora semi di zucca. Che ne dici, mamma? È molto, molto carino, sì. Sei preoccupata per papà, vero? Beh, sì. È tutto il giorno che non risponde. Non è affatto un buon segno. Dovrebbe essere lui. Eccolo. Ciao. Ehi, com'è andata? Ciao, papà. Male, non ce l'ho fatta. Segato, trombato. Trombato! Ve lo dico prima, fate qualcosa. Livietta? Va bene, lo porto via. Amore, mi dispiace tanto. Tu sei così bravo, ti meritavi proprio di vincere. Sì. No, sai, per questo anche tutti i membri della commissione mi hanno fatto i complimenti e è piaciuta tanto l'idea di questa luce. E allora? E allora però poi alla fine ha vinto quell'altro, il super raccomandato. Dovrebbero fare 2 tipi di concorsi. Uno dove vince quello più raccomandato e un altro dove vince quello più bravo. Sì. O come le Olimpiadi. Perché fanno gareggiare insieme gli atleti dopati e quelli non dopati? Fate 2 medaglie. Una per quello più dopato e una per quello più forte. Ma non insieme. Non insieme perché poi fanno restituire la medaglia. Ma non è la stessa cosa. Sai che ne penserebbe il bisnonno Vincenzo di questa storia? Il bisnonno Vincenzo dove sta? Non l'hai ritirato? Sì, no, cioè volevo. L'hai ritirato? No, io volevo trovarlo. Perché non c'è? Dove sta? Amore, sei pronto per leggere un'altra brutta notizia? C'è la giornata giusta, dimmi. Allora, la restauratrice che l'ha restaurato è stata uccisa. Camilla, non è che ti stai inventando tutta una storia. Se non c'è, dimmi che No, è la verità, amore. Infatti c'è stata una colluttazione e nel corso della colluttazione è partito un colpo che ha preso in pieno... Ha colpito il bisnonno Vincenzo. E che si è fatto? È un buco all'occhio destro. E la polizia non ce lo può restituire perché è sotto sequestro.
sapore che hai. È merito tuo. Però non sono sicura di averlo capito molto bene. Ah, non sei sicura? No. Vieni qua. Chi è? Camilla? Come mai ti chiama a quest'ora la tua amica professoressa? Sei gelosa? Figurati. Dovrei? È così divertente. Lo vuoi leggere? No, preferisco andarmi a fare una doccia. Grazie. Se ne vuoi ancora, versatelo. Grazie. No, quella sera all'appuntamento con la signora Matilde non ci sono mai arrivato. Mi sono schiantato con la moto contro un albero. Poi non mi ricordo più niente. So vivo per miracolo, commissario. Piccolo, vai a controllare l'ora di ricovero. Vado. Che rapporto aveva con la vittima? Nel senso di contatto fisico. Guarda che il commissario non ti ha fatto una domanda così specifica. Comunque questo è un aspetto molto importante. Dici tutti i dettagli. Dica bene, dottor. Niente di niente, io giuro. Mai sfiorata manco un dito, povera signora. Gli piaceva parlare con me, tutto qua. E certo, l'acqua è poca e la papera non galleggia. Che stai dicendo, Torre? No, che una parola è poca e due sono troppe. Ecco, appunto, due sono troppe, continua. Vi pare strano, eppure le cose stavano proprio così. E lei era sempre triste e io la facevo ridere. Ha mai sentito la vittima litigare col suo ex marito? Una volta, al cellulare, lui urlava e lei lo stava a sentire. E poi le ha detto una cosa tipo: è inutile che insisti, non l'ho trovato. E ha attaccato. Professoressa, qui siete. Salve. Che ci fai qua? Buongiorno. Stavi origliando? No, le lastre di Livietta sono venute a ritirarle. Le lastre di Livietta? Ah, commissario, il qui presente è stato ricoverato un'ora prima dell'omicidio. Qui c'è la cartella clinica. Alibi de ferro, commissario. È così che vedevo, no? E com'erano le lastre di Livietta? Tutto ok. Piccolo, tu sei sicuro dell'orario? E certo, aspetto. Carta canta. È qui, eh? Mi sa proprio che glielo dobbiamo dire. Mi sa proprio di sì. Come va? Ragazzi, non mi fate quelle facce. È stata una batosta un po' per tutti quanti, ma... Si sa come vanno queste cose. Bisogna reagire e, come si dice, trasformare il fallimento in esperienza. Siamo una buona squadra, ci rimettiamo al lavoro, ci facciamo venire qualche buona idea e ci facciamo trovare pronti per un'altra opportunità. Il fatto è che ci ha contattato il vincitore del concorso. Ah, e voi? Ha visto il nostro curriculum, ma ha saputo che abbiamo lavorato con lei e... E ci vuole nel suo studio. E voi? Abbiamo accettato. Ah, e tutti e due? Ma è chiaro che per noi il nostro maestro... rimane sempre e solo lei. Tutti e due. Insomma, lui era affezionatissimo a questo bisnonno. L'aveva anche conosciuto, per cui ti puoi immaginare. Una volta l'ho persino beccato che ci parlava. Col bisnonno? Ma no, con il quadro, dai. Per cui ti prego, fai di tutto per farmelo riavere. Appena puoi. Farò del mio meglio con il magistrato. Dipende tutto da lui. Ho capito. Dove vuoi sederti? Di qua, di là? Di qua. Di qua. È che è così depresso. Io non so come aiutarlo. E deve superare una sconfitta. Non è facile, ma passerà. E vabbè, ma io cosa posso fare? E che ne so, portalo a un cinema, un teatro, una mostra. Ma credi che sia facile farlo uscire di casa? Tu invece come va? Con la tua fidanzata? Ma è un po' troppo gelosa. Un po' non rispetta i miei tempi. È un po' gelosa? Allora vuol dire che deve essere rassicurata. E come? Beh, tu le dici che sei pazzamente innamorato di lei? Sì. E glielo dici tutti i giorni? Sì, sì, sì. Sì. Telefono. Sì, Torre, dimmi. Però, insomma, fammici pensare un po'. Dai. Beh, già un passo in avanti. Sì, sì, non ti preoccupare, ok? Vorrei fare quattro chiacchiere con la tua collega, la Moretti. Anzi, diciamo che la devo interrogare. Susi, perché? È il suo fidanzato, pare che abbia avuto a che fare con la legge. Un giro di bische clandestine. Le hanno dato 6 mesi con la condizionale. Oddio, spero che lei non lo venga a sapere da te.
E se assistessi all'interrogatorio? Così magari ti può servire. E così eviti di origliare. Ma io non origlio. Non origli? Mai. Sì, commissario, è così. 2 sere fa il mio fidanzato ha dormito a casa mia. A che ora è arrivato da lei? Intorno alle 8. E come fa ad esserne così sicura? Lui mi ha detto che sarebbe arrivato un po' in ritardo perché aveva avuto dei problemi con la macchina che non partiva e che quindi avrebbe chiamato un taxi. E a che ora se n'è andato? È andato via la mattina dopo. Ma perché sospettate di lui per qualcosa? Dico, sì, è vero, lui ha già avuto a che fare con la giustizia, ma non per questo uno deve essere considerato un criminale per tutta la vita, no? Speriamo. Va bene, potete andare. Tutto a posto? Diciamo di sì. Professoressa. Ciao. Signorina. Arrivederci. Dottor, per me gatta cicala. La Moretti ci nasconde qualcosa. Era troppo nervosa per una che ha la coscienza pulita. Ce l'hai sporca, dottor. Prossima mossa? Interrogare di nuovo Tucci, il fidanzato. Sei stata sincera con il commissario? Certo, perché? No, niente, così. Professoressa, buongiorno. Oh, salve. No, scusa, ma tu non avevi detto che lui non si fermava mai a dormire da te? E chi ha parlato di dormire? Ah, certo. Tu mentiresti mai a una persona amica? Beh, può succedere. Qualche volta. Invece, secondo me, non dovrebbe succedere mai. Non so, l'amicizia è talmente preziosa. Infatti, sei stata molto carina ad accompagnarmi. Allora, abbiamo detto piastrelline a mosaico rosse. Rosse, sì. Con la greca... Dorata. Dorata. Invece la rubinetteria... Dorata. Dorata. Sì. Ma allora il tendaggio rosso pompeiano? Con una bella fascia dorata. È più chic. Stile Dubai, Emirati Arabi. Dubai, è vero. Sì, sì. Bene, io credo sia più corretto da parte mia però suggerirvi di rivolgervi magari un architetto forse più... Moderno? Moderno. Sì. Uno magari ci abbia un gusto più... Più? No, più? Anche meno... Meno? Diciamo diverso dal mio. Scusi, lei architetto sta dicendo che noi non ci abbiamo gusto? No, non ho detto questo. No, lei ha detto questo, architetto. Ormai quel che detto è detto, Andiamo, Moira, che con Le Corbusier qua non ci voglio stare un secondo di più. Vi accompagno? No, grazie. Andiamo. Ora sporca mia rosetta spazza, che pazienza che ce vo'. È una cosa vergognosa. Vergogno, non è mai successa una cosa del genere. Ma ti rendi conto? Ma chi si crede di essere, sì, questo? Bisognerebbe denunciarlo, quell'architetto. Ho un'idea migliore. Lo sputtaniamo in tutta Roma. Sì, così non ci va più nessuno da lui. Hai ragione. Ma che ha combinato suo marito? Ma chi le ha detto che parlavano di lui, scusi? Parlavano di un architetto. Capito, non è l'unico architetto che c'è a Roma, però. Qua dentro è l'unico. Sì. Scusatemi, deve esserci stato un malinteso. Ma sei tu? Sì, sono io, perché? No, speravo fossero il macellaio e la moglie, sono andati appena via. Infatti, li ho incontrati sul portone ed erano piuttosto arrabbiati, ma che è successo? No, è via della rubinetteria dorata di Dubai. La rubinetteria? Insomma, sono riuscito a perdere gli unici clienti che mi pagavano. Per il resto, che altre belle notizie ti posso dare? Ah sì, i miei assistenti non ci sono più. Si sono licenziati, tutti e due. Sono andati a lavorare per quello che ha vinto il concorso. E quindi nessuna prospettiva di lavoro né di altro. Per il resto, tutto bene. Amore, mi dispiace. Senti, ti va se mangiamo? Mangiamo insieme, ti preparo un piatto di pasta. Non ho fame, magari metto un po' a posto. Sì... Vabbè, io te lo preparo lo stesso. Non fame. Ok. Aspetto su, eh? Aspetta. Tesoro? Amore, dove sei? Sì, arrivo. Ciao, amore. Oi.
Che cos'è quest'area da funerale? Domani parto per Milano, devo intervistare un sindaco francese. Non è mica una tragedia. Immagino starei fuori per poco tempo. È che ogni ora lontano da te è una sofferenza e... Ma starei esagerando un po'. È così che prendi una dichiarazione d'amore? Comunque se vuoi posso stare via anche dai, un mese. Ma stavo scherzando, dai. Guarda che mi mancherai tantissimo. Davvero? Davvero. Seguo l'inchiesta, faccio in un minuto. Sì, dottore. Ma non potrebbe fare un'eccezione perché la professoressa Baudino è una mia carissima amica. Lo so, ma è un'emergenza. Il proprietario del quadro è un po' in crisi. E per lui sarebbe un... Ah, ho capito. Ho capito. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci. E che c'entra la professoressa con l'inchiesta? No, niente, è che il marito aveva... Ma che ti importa, Roberta? Non sono cose importanti, dai. Sì che è importante. Sembri molto più dispiaciuto per lei che per la mia partenza. Oh, ma la pianti? Tu non mi ami. E questo è il problema. Ma come non ti amo? Ma che faccio? Sposo una donna che non amo? Ma ti sembra che abbia un senso? E allora cosa aspetti a farlo? Mamma, secondo me Zuccotto è depresso. Non mangia. Pure lui? Forse ha solo bisogno di un amichetto. Perché non compriamo un altro merlo? Scordatelo. Ce n'è già uno in casa ed è anche troppo. Amore, perché non dai la bella notizia a papà? Ah sì! Non diventerò gobba, papà. Il medico dice che devo fare solo un po' di nuoto. E questa è davvero una bella notizia. Sono felice per te. Molto felice. Ma in fondo anche una piccola gobba cosa sarebbe stata in confronto alla sofferenza del mondo, no? C'è un'altra bella notizia. Una giornata esaltante. Aspettiamo qualcuno? La bella notizia. Puoi andare tu ad aprire perché mi si brucia tutto. Sì. Bella notizia! Nessuno ha chiesto il tuo parere. Shh. Zitto. Come la vedi, mamma? Buonissimo. Però. Però cosa? Però. Però entra. No, pensavo la giornata fosse finita, invece. Ce l'hai ancora con me, Renzo? La suocera cattiva che ha regalato l'orribile merlo alla nipotina. Ah. Non l'hai ancora mandato giù, eh? No, non lo posso proprio mandare giù, ma magari uno di questi giorni mi riesce di mandarlo giù, ma magari con un contorno, anche se non è facile abbinare... Lo so che scherzi, però se è un mostro lo stesso. Non lo so se scherzo. Ciao, amore mio. Mi sei tanto mancata, sai? Anche tu, nonna. Tanto, tanto. Davvero. E che valigia. Dov'è mia figlia? Dov'è mia figlia? Ciao, mamma. Ciao. Sono contenta di vederti. Quanti giorni ti fermi? Ah, 2 o 3 giorni, sai. Amedeo doveva tornare dalla Sardegna, ma... I traghetti si sono fermati. Una mezza tromba d'aria. E a me da sola in campagna non mi piace di stare. Certo. Beh, meno male che è stata solo mezza tromba d'aria. Figurati se era tutta la tromba. Tromba, tromba! Stai molto attento tu oggi, perché non è giornata, bello? Tromba, tromba! Allora, io ve lo comunico ufficialmente, prima di passare a via di fatto. Io non lo sopporto più. O me o quella specie di radiolina a transistor con le piume. Scegliete, scegliete. Bene, ho capito. Vado a dormire a studio. No, Renzo, vieni qua. No, ascolta, fermati, almeno per mangiare. È meglio che state qui tra voi, tutte donne, col merlo, ben intonate. Così potete parlare, sparlare, quello che volete. Sparlate, sparlate di tutto. Ma Renzo... Che è successo? È depresso per il lavoro. Ah, questo l'ho capito, l'ha detto anche il merlo. Ma io così non l'avevo mai visto. È un periodaccio, nonna, è un periodaccio. Scomparso? No, non è possibile. Come fate a dirlo? È da ieri che lo stiamo cercando. A casa sua non ha dormito, al telefono non risponde, qui non c'è. Bardella, lei che cosa ne deduce? Che vorrà farsi gli affari suoi, non ha nessuna intenzione di essere disturbato. Non penserà mica che è stato lui ad uccidere la nostra cliente. E lei cosa pensa? No, niente.
E il direttore mi è sempre sembrato una brava persona. Dottor, qua sta tutto il materiale. Peccato che sono già fidanzato, perché altrimenti ci stava da scegliere. La sera del delitto, a che ora ha lasciato l'ufficio il signor Tucci? Verso 19:30, sì. E ho chiamato io un tassì. Che compagnia? La solita. Lascio il numero. Sileno Grimaldi, una vita dedicata alla bellezza e all'arte. Avanti ragazzi, forza. Ma che razza di titolo. Il tema. No. Cosa c'è di difficile? Dai, lo spunto di attualità è la donazione Grimaldi, più di 6.000 tomi donati alla biblioteca di questa scuola. E poi vi allargate e parlate un po' di Grimaldi, della sua vita di critico d'arte. Oltretutto ha frequentato questo istituto, per cui insomma di cose da dire ce ne sono, no? Datevi da fare, scriverete delle cose bellissime come sempre. Celeste? Celeste, cosa c'è? Ma che cos'hai? Me lo dici? Niente, prof. Celeste, cos'è successo? No, non è niente. Ma stai piangendo, non è vero che non è successo niente? Cosa nascondi? Fammi vedere. No, dai, no, fammi no, vedere. No, la prego, prof. Su. Che cos'è questa roba? Uno scherzo del cavolo, prof. E chi l'ha fatto? Sono stato io, prof. Qual è il problema, scusi? Il problema, Ivan, è che sei sempre il solito stronzo. Fatti gli affari tuoi, Alex. Adesso state zitti tutti e due. Ben detto. Ivan, ti alzi, per cortesia. Che fa, mi interroga, prof? No, voglio farti una domanda. Ho detto di alzarti. Va bene, va bene. Grazie. Vorrei sapere cosa c'è di divertente in questo fotomontaggio, perché io proprio non lo capisco. Niente, prof, una tiratina qua, una là. Così che viene carina pure Celeste, no? State zitti. Non hai bisogno di quello scemo per essere carina. Grazie, Ivan, puoi sederti. Ma non finisce qui. E voi continuate col compito in classe. Ciao, ci vediamo. Scusi? Sì? Sa dove possiamo trovare il commissario Berardi? Lei chi è, signora? È Franconi Rita. No, Franconi Rita no, abbiamo convocato solo Franconi Romolo. Sono io. Sì, ma io sono la mamma. Ho capito, ma mi segua, signora. E si è sentita l'unica che non poteva apparire come realmente. Ovviamente era disperata. Meno male che non sono tutti come quel cretino. Chi sarebbe il cretino? Ma niente, il solito Crespi che ha fotografato le compagne e con Celeste ha fatto questo fotomontaggio dicendole che così era più adeguata. Ha offeso una compagna e in più ha usato il telefonino in classe. Io lo sospendo. Ma preside, uno così se lo sospende gli fa un piacere. Se mi permette... Dica, dica. Perché non gli fa fare qualcosa di utile per la scuola? Capisce? Un lavoretto rognoso. Questa la tengo io. Mi sa che ha proprio ragione. Una punizione rieducativa. Uno di quei lavoretti rognosi che non dimentichi più. La donazione Grimaldi. Geniale. Per uno che odia i libri. Professoresse. Brava, brava, brava. Ottimo suggerimento. E tu ce l'hai un suggerimento per tenersi un uomo? Perché? Nico t'ha lasciata? Da quando gli ho detto che sono stata interrogata dalla polizia, è sparito. Da quando? Non mi risponde più al telefono. Non ti rispondi? Mm-hmm. Vabbè, ma magari è un caso. Vedrai che si farà vivo. Dici? Sì. Io non ne sono così sicura. Martedì scorso, verso le 19:30, lei a Via Mercadante ha prelevato un cliente, un uomo alto, Bruno. La chiamata proveniva dall'agenzia matrimoniale Tu e Io. Se lo ricorda? Ma certo che se lo ricorda. Romolo c'ha una memoria. Bene, meglio. Allora se lo ricorda. E l'ha portato a Via Aldo Manuzio 16, nel quartiere di Testaccio, giusto? Ma perché? Che è successo? È una cosa grave? L'ha portato là o no? Come mai tutte queste domande? Signora Franconi, lo vuole fare parlare o no? È santo cielo. Avrà diritto pure lui a dire una parola, a esprimere quello che pensa, a vivere un po' come gli pare, senza sta cappa, sto soffoco notte e giorno. E che camurria. Piccolo, hai ragione, ma manteniamoci calmi. Commissario, mi scusi, ma se si toccano certi tasti... Calma. Allora, l'ha portato a Via Aldo Manuzio o no? Mi pare di no. E dove l'ha portato? Ma io veramente l'ho portato in un parcheggio vicino alle Mura Latine, che è tutta un'altra zona di Roma. Ma a Via delle Mura Latine ci sta la villa della vittima. Evidentemente la collega di Camilla ha fornito un alibi falso al suo fidanzato. Buongiorno, signora Andreina. Oh, buongiorno, Rosetta. Mangi a parte? Purtroppo sì, il mio marito è tornato. Allora, arrivederla.
Chi è? Sono Andreina, puoi aprire? No, devi proprio entrare, è urgente? Sì, sto partendo. Sì, un attimo, eh. Arrivo. Posso entrare? Sì, magari se devi passare proprio ben un po' rasente il muro, perché... Stavi facendo i pavimenti? No, no, stavo dando solo una pulitina, perché... Sai, devo partire perché Amedeo è rientrato prima del previsto. Ah, quindi parti? Sì. Bene. No, non bene che parti, bene che stai con Amedeo, sono contento per te. Magari la prossima volta resti anche tu a cena con noi, eh? Sì, magari un po' più avanti. In questo periodo non sono di grande compagnia. Anzi, scusami tanto. Scusato. Oh, ma sono 11:30, devo proprio andare. Hai pensato alla nostra cucina e al nostro bagno? Non ci hai pensato. Meglio così, perché volevo darti uno spunto. Io nel bagno vorrei fare delle tende, sai, quel tessuto indiano, quel rosso pompeiano con i ramage dorati. Con i rubinetti dorati che fanno pandan stile Dubai con le piastrelle rosse. Ma per chi mi hai preso? No, Alle piastrelle non ho pensato affatto. Tu che cosa hai pensato? Io guarda, se in questo periodo dovessi fare delle piastrelle, sceglierei un colore sul grigio scuro, pendente al nero profondo. Professoressa Moretti, volevo ringraziarla per prima. L'ho fatto prendere la decisione giusta. Grazie davvero. No, non mi deve ringraziare. Era una decisione a caldo la sua, ma sono sicura che ci avrebbe ripensato anche da solo. Buongiorno. Buongiorno, professoressa. Un salve. Mi dispiace, ma dobbiamo nuovamente interrogare la sua collega. C'è stata una svolta nelle indagini, un nuovo testimone. Guardate che la professoressa Moretti non c'entra niente. Beh, professoressa, se non c'entrasse niente noi non saremmo qui. Signora, ci segue in questura, per favore. Camilla, per favore, vieni anche tu. Ma certo che vengo, stai tranquilla. Prego. Da questa parte, professoressa. Stia tranquilla, si accomodi. Attenzione alla testa. Andiamo. Certo, subito. È lui che mi ha detto di coprirlo. Ma non perché era implicato nell'omicidio della signora. È che lui quella sera era in una bisca clandestina e non voleva che la polizia lo sapesse. E lei gli ha creduto? Certo che gli ho creduto, perché io lo so che lui c'è il vizio del gioco. La ringrazio. Commissario, scusi, ci sono la professoressa Baudino e Mazzeo, il preside. Vogliono entrare a tutti i costi. Conosco perfettamente il problema. Comunque dia alla professoressa Baudino che... Ah, ecco. Camilla. Allora, interrogatorio illuminante? Calmati, Camilla. Per il momento abbiamo una notizia buona e una cattiva. Bene, dimmi. Quella buona è che la tua amica ha ritrattato la sua prima dichiarazione, cioè che aveva passato la notte col suo fidanzato. E quella cattiva è che verrà processata per falsa testimonianza e favoreggiamento. Falsa testimonianza? Ma sei impazzita! Io da te questo non me lo sarei proprio aspettato. Scusa, Camilla, scusa. Hai fatto una cosa gravissima, hai mentito alla polizia, hai mentito a me! Guarda, che è più grave che abbia mentito alla polizia. Vabbè, e adesso che succede? Diciamo che può tornarsene tranquillamente a casa, ma deve essere sempre reperibile e informarci immediatamente qualora il suo fidanzato latitante dovesse mettersi in contatto con lei. Mi sono spiegato? Grazie, commissario, lo farò. Preside, la può accompagnare, per favore, perché io vorrei rimanere qui a parlare col commissario. Certo, con piacere, ci mancherebbe. Ciao, arrivederci. 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 Guarda che se Susie ha mentito l'ha fatto solo per amore, eh? Ho capito, Camilla, per amore o per altro, rimane il fatto che nel migliore dei casi ha fornito un alibi ad un ladro che non aveva intenzione di uccidere. E nel peggiore ad un assassino che non aveva premeditato l'omicidio. Stiamo parlando ovviamente del suo fidanzato Nico Tucci. Vabbè, quindi? Quindi dovrebbe andare in galera. Con permesso. Professoressa? No, tanto per curiosità, chi sarebbe il testimone che ha permesso questa svolta epocale? Il tassista che quella sera ha accompagnato Tucci nei pressi della villa della vittima e non a casa della tua collega come la prima volta ci aveva dichiarato lei. Ed è un testimone attendibile? Sbaglio o stai usando un tono da poliziotto? È vero, hai ragione. Però adesso me ne vado perché devo andare a prendere Livietta. Sono in un grave ritardo. Ah, Camilla, per il quadro del bisnonno ancora niente. Non ti preoccupare. Tanto so che tu farai il possibile per riaverlo. Io faccio sempre il possibile.
Ok, grazie. Mi dica. Dottor. Sì. Guardate qua. Sono le denunce di due signore che frequentavano l'agenzia matrimoniale del nostro latitante. Tutte e due derubate. Che faccio, le convoco? L'hai trovata la piscina per me? Sto cercando la migliore. L'ho trovata io la migliore. Si chiama Sport Village. Ci va una mia compagna. Dice che è un circolo sportivo favoloso. Quanto favoloso? Tanto, tantissimo. E dov'è? Sulla Salaria, ci andiamo adesso? Ma adesso è tardissimo, no, amore. Dai, mamma, andiamoci subito. Hai sentito cosa ha detto il dottore? Io devo fare nuoto. Sì, ma non devi fare la vittima. Vabbè, al prossimo semaforo giriamo. Mangiona. Oddio, commissario, non sa com'era bello. Adesso è più somigliante? Sì, sì, così gli somiglia di più. Adesso ha un po' di barba, tipo alla Mickey Rourke. Perfetto. Ora gli occhi. Erano azzurri. Sì, sono identici ai suoi. La bocca? Così va bene? No, più carnosa. Così? No, più sexy. No. Meglio? Sì, è proprio lui. Sembra la sua fotografia. Dottore, ma questo è Giannetti. A me ha detto un altro nome. Bello, commissario? Un tipo irresistibile. Intanto però ha svuotato casa a tutte e due. Vabbè, comunque ci siete state molto utili. Potete andare, grazie. Commissario, mi raccomando, i nostri gioielli, State tranquille. Arrivederci. Arrivederci. Ferrari, chiama subito l'ospedale e avvertili che dobbiamo interrogare di nuovo Giannetti. Me lo può spedire in commissariato? Che esperienza, grazie. Emozionante. Sì, sono Ferrari del commissariato Trevi Campomarzio. Dunque, senta, le due signore erano clienti dell'agenzia di Tucci e tutte e due sono state affidate, guarda caso, a Giannetti. E tutte e due sono state derubate. Dottore, che ti viene in mente? Tucci procurava a Giannetti le vittime da spennare. Bene, grazie. Chiaramente sono complici. E quindi Giannetti ci ha mentito. Esatto, e adesso andremo a verificarlo. Commissario. Dunque, per oggi niente da fare, perché Giannetti ha avuto una colica renale. Forse possiamo interrogarlo domani. Dottor, la paura fa 90. Ma un numero per stare zitto ce l'hai? 60, il silenzio. Come vedi, ogni tuo desiderio è un ordine. Eccoci allo Sport Village. Che brava mamma che hai. Sì. Visto che bello, mamma? Ah, sì, sì, è bellissimo, anche troppo. Almeno chiediamo. Sì, chiediamo. Ho paura che per le nostre tasche sia un po' troppo caro, però... Andiamo alla reception. Magari ti sbagli. Magari mi sbaglio. Non credo. Sì, certo. Certo, può venire quando vuole. Siamo aperti fino alle 23. A presto, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Volevo qualche informazione riguardo le lezioni di nuoto. Sì, certo. Ecco, questo è il nostro prospetto informativo. Ecco qua. Lezioni di nuoto individuali sono 400 euro al mese. Ah, ed collettive? Collettive 150 euro al mese, tre volte a settimana, è molto conveniente. Con l'abbonamento annuale sono 100 euro al mese, mentre la soluzione free time sono 3.000 euro l'anno. Quale opzione è più adatta alle sue esigenze? Ma, oddio, veramente... Mamma, rispondi, quale opzione scegli? Amore, un secondo solo. Chi è quel signore di fianco a Matilde Ricci? Quello? Quello è il professor Taviani, il famoso dentista, l'ex marito. Sono molto affiatati, Sì. Non erano molto affiatati? Signora, la parola d'ordine dello Sport Village è massima discrezione. Certo, no, ha perfettamente ragione, capisco. No, ero così, prima di scrivere la bambina, volevo valutare un po'. Vabbè, comunque certo. Non importa, grazie. Arrivederci, a presto. E come ho detto, la valuteremo. Signora? Scusi, se mi permetto. Sai, io frequento il circolo da molti anni. Io so tutto qui. Tesoro, mi fai un favore? Mi vai a prendere un bicchiere d'acqua? Allora? Ah, quell'uomo è tremendo. Ma chi? Taviani, il dentista? Sì, quella povera donna, non sa come la trattava. Due giorni prima della tragedia l'ha insultata qui davanti a tutti. Ma con lei era anche violento? Sì, molto spesso aveva degli scatti di rabbia, quella non era la prima volta. Secondo me... ma no, non mi faccio parlare. Ecco l'acqua, signora. Grazie, tesoro. Va bene, grazie a lei, grazie. Arrivederci. A presto, grazie. Arrivederci. Mamma, ma il nuoto... E il nuoto? Ne parliamo stasera con papà. Aspetta qui, Va bene. Gaetano! Ciao, la mina vagante. Ciao, fratellone.
stai attento perché potrei sempre riesplodere. Sì. Senti, tutto bene? Io sì, e tu? Io ho un problema. Si tratta di Nino. Ah, il figlio di tuo marito? Beh, sei sempre suo zio, no? Sì. Dovresti ospitarlo a casa tua per 10 giorni. Io devo partire. 10 giorni? Ma Francesca, ma sei impazzita? Eh? Non sono preparato, non ho tempo, non ho dimestichezza con i bambini. È perfetto, con l'occasione fai una prova generale. Ma partire per dove? Brasile. Brasile? Sì, Jerry è partito per un reportage. Lo sai come sono i mariti quando sono da soli, se la spassano. C'è una brasiliana che li ronza attorno. Non se ne parla neppure. Poi non vedo il motivo perché devo andarci di mezzo io. Perché sei mio fratello e perché mi hai sempre aiutata. E soprattutto perché Nino non vedeva l'ora di stare con te. Nino! Eccomi! Zio! E tu pensi di recuperare tuo marito a Rio beccandolo in flagrante? Beh sì, 2 schiaffi alla sgallettata, un po' di bagno, un po' di sole e poi si torna a casa. Zio. Ciao, ma quanto sei cresciuto! Ciao! Oh, dove vai? Vado a prendere la sacca di Nino! Ecco, la mina vagante è già scoppiata. Che dici, zio? Niente, niente, le donne... Papà? Papà? Oggi e mamma siamo andati in un posto bellissimo. Si chiama Sport Village. Sarebbe? È un circolo sportivo. Mi sarebbe tanto piaciuto fare nuoto lì. Però per noi non è raggiungibile. Come l'utente telefonico. Ah, tua figlia è stata molto brava. Ha visto che quel posto era veramente molto caro e ha capito che non ce lo possiamo permettere senza fare storie. Scusa, stai cercando neanche tanto velatamente di accusarmi per il fatto che io non sono più in grado di sostenere il legittimo diritto allo sport di nostra figlia perché ho fallito in un obiettivo e ho fallito. No! Fallito, fallito! Faccio finta di non aver sentito. Fallito! Non preoccuparti, papà. Io ti voglio bene lo stesso, anche se non vado allo Sport Village. L'hai sentita? Hai sentito cosa ha detto? Sì, anch'io ti voglio bene. E allo Sport Village magari ci andremo un po' più avanti, ma ci andrai. Senti, amore, non è che magari per distrarci un po' ti va se andiamo al cinema stasera? Io non mi voglio affatto distrarre, non ho bisogno. Devo restare concentrato sul mio problema e magari risolverlo. Anzi, dormirò in studio. Aspetta, papà, vengo a farti compagnia. E non vai al cinema? Tu stai rischiando, Stai fischiando. Scusate, e io... E poi li ha beccati, zio. E certo che li ho beccati, sennò che poliziotto sarei? Anch'io da grande voglio fare il poliziotto. E tu mi insegnerai come si fa. Però devi avere un po' di pazienza. Intanto provo a insegnarmi a usare la pistola. Dai, proviamo, dai. Dici, ma che dici, è pericoloso. Te l'ho detto, Nino, devi avere un po' di pazienza. Il telefono, dove l'ho messo? Sugli arancini. Pronto? Pronto, Gaetano, ciao, sono io. Camilla. Dovrei parlarti, possiamo vederci? Adesso. Beh, certo, se hai da fare. Ma no, non è per questo, è che non posso allontanarmi da casa, quindi dovresti venire tu. È che io sono già qui. Ah, sei già qui? Vabbè. Salgo. Allora, urgente. Oi. Ciao. Scusa, ma non mi potevo proprio muovere. Ma che, scusa tu. T'ho detto, avevo bisogno di sfogarmi. 5 minuti però. Ah, non è che per caso Roberto è tornato da Milano che magari si arrabbia se mi trova qui? No, tranquilla, tranquilla. E poi che male c'è nel ricevere un'amica? Nessuno. Ecco, appunto. Dai, siediti. Ehi! Oh! Io ho finito tutto. Lui chi è? Ciao! Ah, e lui è il figlio di mia sorella. Ah? Anzi, il figlio del marito di mia sorella. Il figlio di mia sorella. Me l'ha lasciato 10 giorni. Chi è, zio? Una poliziotta? Quasi. E perché non ha la pistola? È perché è fuori servizio, o sbaglio? No, sono fuori servizio, sono qui per una chiacchierata e basta. Ciao, io sono Camilla. E io Nino. Anch'io sono pazza del ketchup. Meno male. Buone, eh? Da pazzi. Sì, però adesso vai subito in bagno a lavarti che sei un disastro. Faccia, mani, denti, eccetera, eccetera. Signor sì, signore! È molto simpatico il tuo nipotino. Sì, è molto simpatico. Ma è come avere uno tsunami dentro casa. Io non so proprio come gestire la situazione, Camilla. Forse anche tu.
Ha litigato con Renzo, giusto? Sì, no, veramente è lui che ha litigato con me, perché io non ho detto praticamente neanche una parola. Cioè, ho fatto quello che mi avevi suggerito, gli ho proposto di andare al cinema. Per tutta risposta lui è andato a dormire in studio. Qui. Comunque mi fa piacere che tu abbia pensato di venire da me. E forse anch'io ho bisogno di sfogarmi un po'. C'è Roberta che mi sta dando l'assillo. Si vuole sposare praticamente domani. Ma la capisco. Ah, la capisci? Sì. Non solo perché vuole sposarsi con te, ma perché il matrimonio è una cosa bellissima. Ma come, tu e tuo marito non fate altro che litigare? Vieni da me e mi consigli di sposarmi. Che c'entra? Il matrimonio ha i pro e i contro, ma i pro sono molti di più. Con buone. Sta tornando. Ma chi? Lo tsunami. Camilla, mi racconti qualche tua impresa? Ma una forte come quella dello zio. Un'impresa ce l'ho. Quest'oggi sono stata a un circolo sportivo molto bello, dove ho scoperto che una certa signora lo frequentava con l'ex marito, un dentista, e ho anche scoperto che i due hanno fatto una lite furiosa davanti a un sacco di gente e che questo ex marito è stato molto aggressivo con questa certa signora. Fine dell'impresa. Visto che non se ne stava sempre chiusa in casa, come dicevi tu. Vabbè, e che c'entra? Tutto qui? Niente sparatorie? No, niente sparatorie, meglio, no? Che peccato. Dai, vai a dormire, buonanotte, dammi un bacetto. Notte, zio. Ciao. Notte, Camilla. Ciao. Molto carina la tua storiella. Vero? Ma probabilmente c'è ancora in circolazione qualcuno che è molto, ma molto più aggressivo del dentista. Sarà, ma a me questo Taviani non mi piace neanche un po'. La sua faccia non mi convince. Ah, se non ti piace la sua faccia, mi sembra un indizio essenziale. Comunque continua a non esserci un nesso tra la morte della signora e il suo ex marito, visto che Taviani ha un alibi di ferro. Però se tu continui a cercare in quella direzione, secondo me il nesso lo trovi. Sei molto bravo come papà, sai? Ah, sì? Camilla, io sono disperato, non so come fare, non posso lasciarlo da solo. Forse ti posso aiutare. Conosco una bravissima babysitter. Però ha un difetto. È molto, molto carina. Ah. È grave? No, no. Immaginavo. Ciao. 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 Va bene, amore, allora noi andiamo. Sì, ciao. Cosa stai facendo? Sto occupando al meglio il mio tempo libero. Inoltre sto tenendo allenata la mia corteccia prefrontale con un'attività ripetitiva e conseguenziale che tiene in allenamento. Sto spolverando, Camilla, qua c'è polvere dappertutto. Beh, ma scusa, non sarebbe meglio una passeggiata? Una passeggiata ai giardinetti, intendi tu? Sì, tra vecchietti, pensionati, disoccupati. È un'idea. E dai, che sei un figo pazzesco. Papà, già che ci sei, perché non pulisci anche la gabbia di Zuccotto? La gabbia di Zuccotto? Questa è una buona idea. Sì. Ciao. Ciao. Forza, tesoro, andiamo. Questa è cera d'api, buonissima, Ti faccio più lucido di un parquet. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. E adesso come sta? Un pochino meglio. Però comunque potete rimanere soltanto pochi minuti, Il paziente non deve stancarsi. Grazie. Prego, signore. Ah, Giannetti, allora come va? Buongiorno, e come va? L'hanno preso per i capelli, commissario. Pure la colica renale ci voleva. Ah, sono contento per lei. Ma non c'è il due senza il tre, mo che altro mi deve capitare? Non ci ho dormito tutta la notte con questa riflessione. Ecco, allora lei ci dica tutta la verità e vedrà che poi dormirà bello tranquillo. Come un angioletto. E che gli devo dire? Io ho detto tutto quello che sapevo. Via, Giannetti, la smetta di fare questa recita. Lo sappiamo che lei e tu c'eravate soci in affari. Affari loffi? Loschi. Ma quale affari sporchi? Io non so niente. Tu dici come ti hai riorganizzato con il tuo compare e noi ce ne andiamo subito. Che io devo dire? L'ho detto, non so niente. Allora mettiamola così. Preferisce essere accusato di furto o di complicità in omicidio? Non mi sa che c'entra. Non mica. Ho capito, complicità in omicidio. Va bene, commissario. Allora? Io fregavo le chiavi alle donne, le davo a Tucci e lui andava a ripulire l'appartamento. Mentre lui intratteneva amabilmente le signore. Preciso. Ma quella sera, la sera dell'appuntamento con la povera Matilde, mi sono schiantato e poi non so più niente. E allora glielo dico io.
La vittima è tornata a casa molto prima del previsto e ha sorpreso Tucci mentre rubava. Il resto lo sa meglio di noi, no? Giannetti, lei sa dove si nasconde il suo complice? No, glielo giuro, commissario. Io da quella sera non l'ho più sentito, ma sono sicuro che l'amico mio non ha ammazzato nessuno. Come un pezzo di pane, dottore, mi deve credere. Il fatto è che il pezzo di pane ce lo siamo lasciati scappare. Ehi, pezzo di pane, dottore. Bisogna sorvegliare la fidanzata. La fidanzata? Sì, la collega di Camilla. Ci prendiamo un caffè? Dottore, onestamente, come sto? Un figurino. Dimagrito, almeno un paio di detti dimagrito. Allora, oltre al caffè, ci pigliamo un tramezzino e una bomba alla crema. Ma sì, ma che ci frega? Perché quando sto con lei, mi dirà dieta stretta. Forza, ragazzi! È arrivato l'indulto, siete liberi! Uscite, dai! Anacreonte, è Anacreonte, eccoli qua. Apuleio. Ok, sì. E Ariosto. Mamma mia, poveraccio, quasi quasi mi fa pena. Se lo merita, così impara. Aristofane. Però il preside non è stato un po' troppo duro, secondo voi? 6.000 volumi. Ivan, secondo te quanti saranno? Oh, viene andata a quel paese, stronze, per favore. Buon lavoro, ciao. Sì, ciao, ciao. Vediamo qua che c'è. Qua. Sei ancora arrabbiata con me? Ma no, mi è passata. Solo che, Susanna, tu mi devi dire la verità. O siamo amiche o non lo siamo. Ti prometto che non succederà più. Lo sai, Nico non si è fatto più vivo. Ah, ma ha fatto anche di peggio. Mi ha lasciato la buona uscita e la liquidazione. In che senso, scusa? Ecco qua. L'ha lasciato stamattina in portineria. Con tanto di biglietto d'accompagnamento. E che cosa diceva il biglietto? Beh, che mi amava tanto, ma che per un po' doveva sparire e che mi consigliava di vendere il bracciale come titolo di risarcimento. Risarcimento per cosa? Per essere sparito? Beh, anche, ma non solo. Susanna, mi vuoi dire tutta la verità, per piacere? Gli ho prestato 5.000 euro per debiti di gioco. Ma no! E in più, fra qualche giorno mi arriva anche la maxirata della macchina. Lo so, sono una stupida. No, è che te lo devi togliere dalla testa, è tutto qua, Salve! Oddio, Mazzeo! Professoressa! Ero riuscita ad evitarlo per tutta la mattina. No, siccome oggi sarebbe il mio onomastico. Esiste San Gian Claudio? San Claudio oggi. Ah, oh. Grazie. E allora, non so, mi era venuto in mente di invitarla a pranzo, se posso, Posso? Beh, veramente non posso io, preside. Ho un impegno con Camilla. Ah, sì? Ah, sì? Magari il prossimo onomastico. Fra due mesi, San Giovanni. Sali? Sì. Stupida, 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 stupida. La statua l'avrà usata come fermacarte. Può essere. I libri? Non li avrà neanche aperti. Sicuramente no. Tutto fatto? Hai preso tutto? Possiamo andare? Ok, sì. Forza, via. Io gli frego questa. Signorina, noi abbiamo finito, andiamo. Bene. Ah, anche lei frequenta lo Sport Village, un posto stupendo. Sì, è vero. E so che anche Matilde Ricci lo frequentava prima di iscriversi alla vostra agenzia, o sbaglio? Può darsi. No, mi domandavo se per caso vi fosse mai capitato di chiacchierare, di parlare insieme. No, mai. Sì, l'ho incrociata qualche volta, ma mi dispiace molto per quello che le è successo, davvero. Lo capisco, certo. E non è che per caso hai incrociato anche il marito della signora, il dentista? Sì, sarà capitato. Grazie mille. Metti via questo libro e andiamocene, perché devo andare a prendere il biglietto a scuola. Forza. Ok. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ciao, Sabrina. Scusi, signorina, visto che il direttore non si è fatto più vivo, io dovrei ricevere il mio stipendio. E lei è pur sempre la sua fidanzata, magari. Ero la sua fidanzata. Andiamo. Questa la mangio dopo. Una mela al giorno leva il medico di turno.
medico? Dentista. Beh, sì, fa bene anche i denti. No, 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 non volevo dire quello. Hai notato che sorriso smagliante aveva quella Sabrina? Secondo me si è fatta lo sbiancamento pure lei. E allora? O è una segretaria che guadagna quanto un dirigente o ha un amico dentista. Io penso che quel sorriso hollywoodiano gliel'abbia fatto Taviani. Dove vuoi arrivare? Voglio solo dire che probabilmente la segretaria di Tucci non è vero che conosceva Taviani così e così. Lo conosceva benissimo, anche se lo nega. Oddio, sono solo mie supposizioni, però. Beh, perché non gliel'ha chiesto dove l'ha fatto? Ma per non metterla in guardia, no? Oddio, c'è il commissario! È venuto per arrestarmi! Non ci posso credere. Ma secondo te mi vuole interrogare un'altra volta? Figurati, come faceva a sapere che mi avresti portata qui? Allora che ci fa fuori dalla scuola di Livietta? Non lo so. Oddio, Camilla, scusa, io me ne devo andare. Se sei quello mi fa un altro interrogatorio. Va bene, stai tranquilla. Io e Livietta torniamo a casa in autobus. Grazie. Ciao. Ciao. Ah! Il braccialetto. Il braccialetto io me lo vendo a questo punto. Semmai dopo, adesso lo diamo alla polizia. Forza. Uff. Ma che uff? È un regalo di un indagato. Dai, dammelo. Grazie. Ciao. Ciao, a domani. Pronto, Renzo, dimmi. Sei a casa o sei a studio? No, 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 sono rimasto a casa a pulire la gabbia di Zuccotto. Non sono uscito. Lui è uscito, però. È scappato. Che cosa? È scappato Zuccotto! Non mi ero accorto che c'era la finestra aperta mentre lo lucidavo. Mentre pulivi la gabbia? Sì, anche la gabbia, lo stavo lucidando tutto. Amore, è una cosa gravissima. Se non vuoi pagare lo psicanalista per i prossimi 20 anni a tua figlia, trova quel merlo. Addirittura. Ti giuro che non esagero. Ma chissà dove sarà finito io. Trovalo, ti prego. Povero Zuccotto. Ci provo. Ciao, ciao. Gaetano, che cosa ci fai qui? Sono venuto a prendere Nino. Ah, viene nella stessa scuola di Livietta, non lo sapevo. E la babysitter? È libera solamente da stasera. E comunque grazie per l'interessamento. Guarda che cosa ho per te. Me l'ha dato Susi. Un regalo di Tucci, però non ti illudere perché non ha lasciato tracce. Potrebbe averlo rubato a casa della vittima. Sì, però se Susi avesse qualcosa da nascondere non mi avrebbe parlato di questo braccialetto. E infatti appena mi hai visto è scappata. Vabbè. Camilla, la tua collega non mi convince affatto. E poi c'è sempre la falsa testimonianza. Sì, però adesso non ti fossilizzare su questa cosa. Guardati anche un po' in giro, eh? Mi stai dicendo qualcosa che io non so? Non mi permetterei mai. Io sono la prof, il commissario sei tu. Vieni a fare i compiti da me oggi. No. E poi che è successo? Ho detto che non ci riavrò mai più. Ma Livietta e Nino si conoscono. Evidentemente sì. Ciao, amore. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, zio. Ciao, Camilla. Conosci mia mamma? Sì. Meglio, così mi dai il permesso di venire al tuo circolo sportivo. È molto raggiungibile, mamma. Permesso accordato. E oltre al nuoto, può venire a fare judo insieme a me. C'è l'offerta low cost. Solo 20 euro in più. Vedremo, vedremo. E vai! Non ho detto sì. Senti, visto che ti devi occupare di Nino, ti posso lasciare anche Livietta? Perché io ho una faccenda urgente e credo che lei si annoierebbe a morte. Ma certo, e qual è il problema? Andiamo a mangiarci qualcosa insieme? Sì! Sì. Ah, Gaetano, ho parlato con Sabrina, la segretaria di Tucci. Ho scoperto che frequentava lo stesso circolo sportivo di Matilde Ricci e dell'ex marito, il dentista. Però, secondo me, la ragazza ha mentito. Non è vero che li conosceva solo di vista. E poi ho notato che ha dei denti bianchissimi. Potrebbe essere stato proprio Taviani a sbiancarglieli, no? Non lo so. Fai l'uso che vuoi di queste informazioni. Ciao, bambini. Ciao, Camilla. Ciao, mamma, grazie. Buon pranzo. Ciao. Ciao, Camilla. Ciao. Ah, Torre, vai subito al circolo sportivo Sport Village e cerca di capire se la vittima e la segretaria di Tucci si conoscevano. E poi vai ad interrogare la ragazza. Ok. Ci sarà una sparatoria? Tante sparatorie. Andiamo, ma quali sparatorie? Non ci sarà nessuna sparatoria. Ci avete fame? Sì, altro che... Ma quanta? Tanta. Ecco. Dentro ancora... Già che ci siamo potremmo fare una bella ablazione del tartaro e poi lo sbiancamento dei denti. Il sorriso hollywoodiano? Già, proprio quello. Con 800 euro la trasformo in una vera star. No, no, no. Come l'ho detto? Ecco, allora passiamo ad una pulizia dei denti assolutamente tradizionale e molto più economica. Sabrina, dove
preso questi stivali? Sono strepitosi. È un regalo. Comunque sono di un artigiano che ha il negozio in Via della Vite. E devi andarci perché ha delle cose bellissime. Sì, sì, ci sono i colletti scoperti. Andiamo a usare un po' di anestesia? Sì, sì, grazie. No, 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 meglio di no. Niente anestesia. E allora, continuiamo. No, scusi, forse l'anestesia è meglio. Dottore, quanto le devo? 400 euro. Ha visto che non ha sentito niente? Sì. Grazie. L'accompagno. Scusami, non mi fa la fattura? Pretende anche la fattura? Beh... Mi è piombata nello studio mentre stavo chiudendo. Non sono riuscito a pranzare, ho dovuto lavorare senza la mia assistente. Le ho fatto anche, credo, un prezzo di favore. Guardi, io non so cosa pensi lei delle tasse, però se lei non le paga, io devo pagare anche le sue. Per cui o mi fa la fattura o la denuncio. Le faccio la fattura. Grazie. Tu guarda questo. Scendi, scendi. Ehi, vieni giù. Ehi. Come si fa a chiamare questi? Che ne so? I gatti. Venga qua, tenga questa. Io salgo su e cerco di farlo scendere. Tanto non è che volano tanto questi. Architetto! Eh? E guardi che è pericoloso. Vabbè, è un albero, non è che... Ma se casca si rompe. Bisogna essere giovani e atletici, architetto, per salire. Grazie, Rosetta. No, è che come lo prendo questo? Disgraziato, scendi giù, scendi. Scendi giù. Buongiorno a tutti. Dottore. Lui è Nino, mio nipote. Complimenti, che bel giovanotto. Grazie. E lei è Livietta, la figlia della professoressa Baudino. Ciao. 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 Ma è qui che fai l'interrogatorio degli assassini? Certe volte li interrogo anche qui. Adesso però voi due andate là a disegnare, che dopo vi raggiungo. Allora? In effetti la segretaria di Tucci frequentava spesso la vittima. Ho parlato col direttore dello Sport Village. Le due donne giocavano a tennis insieme. Erano amiche, commissario. E la segretaria che ti ha detto? Che si sentiva in colpa per la morte della signora. Pare che sia stata proprio lei a convincerla a iscriversi all'agenzia matrimoniale. Dice che lei faceva pena, che la vedeva troppo sola, troppo triste. E ti è sembrata sincera? A lume di naso no. Che facciamo? La risentiamo? No, no, aspettiamo che sia lei a fare un passo falso. Probabilmente Sabrina adescava le vittime da proporre a Tucci e poi c'è scappato il morto. Buongiorno a tutti. Ah, Camilla. Professoressa. Visto come ho fatto in fretta? Contento? Dai, forza, andiamo, amore. E perché? Io mi sto divertendo un sacco. Ma noi dobbiamo andare, però. Senti, scusa per il disturbo. Ma no, ma figurati, anzi, ti devo ringraziare per la dritta della segretaria. Ottimo lavoro. Allora ti dico un'altra cosa. Devi andare a interrogare l'artigiano di Via della Vite 33. Per chiedergli cosa? Per chiedergli chi ha regalato a Sabrina gli stivali che si vendono in quel negozio. Perché costano un sacco di soldi. Per tacere poi dello sbiancamento ai denti, comunque. Ciao a tutti! Salve! Ciao. Ferrari, piccolo, voi due provvedete a farmi avere l'autorizzazione per controllare il telefono della segretaria di Tucci. Tuttore, vieni con me a Via della Vite. Sempre agli ordini, dottor. Zio, e io che faccio? Ma sì, vieni con noi che non c'è niente di pericoloso. Amore, forse Zuccotto ha fatto la scelta giusta. Ha scelto la strada della libertà. No, Zuccotto mi vuole bene. Non mi lascerebbe mai in questo modo. Potti diglielo anche tu. Magari torna. Potrebbe tornare, sai. Se non è capace, cosa gli succederà a mamma? Ecco. Guarda. Trovato. Papà. Il merlo prodigo è tornato a casa. Ma come hai fatto? Non lo so neanche io, guarda. Magari me ne pentirò, però intanto ce l'ho fatta a riprenderlo. Mi ha aiutato la portiera, se non era per lei. Aveva un radar, insomma, sapevo pure l'albero sul quale si era posato. Mi sono messo lì sotto e ho aspettato perché non si voleva far prendere all'inizio, poi piano piano, con pazienza e le buone maniere. Scendi, o t'ammazzo! Scendi, o t'ammazzo! Le buone maniere? Zuccotto, non lasciarmi mai più, ok? L'importante era prenderlo, no? Poi non come. Gaetano!
Gaetano, amore, dove sei? Gaetano? Ma lei chi è? Piacere, Ilaria. Non mi interessa sapere come si chiama. Mi interessa sapere cosa ci fa qui in casa mia. Veramente, io credevo fosse la casa del dottor Berardi. Roberta, che sorpresa, non ti aspettavo. Lo vedo. Bene, allora io vado. A domani. A domani. A domani? Come si permette di parlare? Stop, stop. Roberta, c'è un equivoco. Vediamo che ti inventi. Ecco, lui è Nino, mio nipote. Ciao. Ciao. E Ilaria è la sua babysitter. Ah, il bambino adesso sta qui? Sì. Sì, ma una decina di giorni. Sto attrezzando il mio studio, però per il momento non è ancora pronto. Però se ti fa piacere possiamo stare un po' insieme, poi magari dopo ti chiamo un taxi. Io non posso lasciare il bambino da solo. Tesoro, forse è meglio che vada subito a casa mia. Sì. Papà voleva parlarmi. Scusa, amore, scusa. Pronto, Camilla? Ti avrei chiamata io più tardi. Ah, sì, ci sono stato. È Taviani, il dentista, che ha regalato gli stivali alla segretaria di Tucci. Ma tu guarda questo. Zio, ma quando si mangia? Camilla, ci sentiamo domani, ok? Ciao, ciao. Hai già fame? Alle 7. Perché non si può mangiare alle 7? Quanto ci vuole ancora? Un po' di pazienza. Preside. Sono mica un'acchia. Preside. Dio, Camilla, non lo scopriremo mai da dove mi ha spedito la mail. E io e i miei 5.000 euro non li vedo più. Vabbè, però intanto ti ha dimostrato che ti vuole bene, no? Poi non era mica tenuto a scriverti una mail con tutte le sue scuse, una dichiarazione d'amore, dai. Sì, però se mi spediva i soldi era meglio. Ti ha regalato un braccialetto. Quello sequestrato dalla polizia che non posso neanche vendere. Vabbè. Fregene, il suo fidanzato, il suo ex, insomma, ha spedito un messaggio di posta elettronica da un internet point di Fregene. Sei un genio, Edoardo, sei un genio, io l'ho sempre detto. Grazie, ecco Valdini. Qua. Grazie. Ok. Cami, tu mi accompagni a stanare quel farabutto, vero? Che domande che fai? Ma certo che ti accompagno, come sempre. Grazie, grazie, grazie. Ciao, Valdini. Preside. Che stavate facendo? Stavamo cercando un indirizzo su internet. E le tue prof sono andate a quell'indirizzo? Ti conviene confessare subito. Oggi sono più tu. Sono io. Non ho più tempo da aspettare, chiaro? Quindi se non ti sbrighi passerete un brutto guaio. Calmati. L'accordo è che venivi tu da me. È troppo pericoloso. Mi stanno cercando. Meglio a casa di lui. Appena è possibile provvedo. Non chiamarmi mai più al cellulare. Intesi? La voce femminile è della segretaria, Sabrina. C'avevo ragione io, dottor. Questa ci nasconde qualcosa. E l'uomo probabilmente era Tucci. Ma da dove veniva la chiamata? Da una cabina pubblica di Fregene. Torre, vieni con me. Comandi. Voi due appostatevi sotto casa della segretaria. Se esce, pedinatela. Ma manca un minimo di colazione. Prendi il cappotto. Comandi. Dai, forza. Andiamo. E voilà. Carino. Cos'è? Un nuovo regalino di nonna? Sì, però questa volta è gradito. Carino. Ne vuoi un po'? Ma sì, va. Senti una cosa, purtroppo c'è un solo bicchierino. Ti va ancora? Va benissimo. Eccolo. Sì, 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 è Sabrina. Ok, dai. Pronti a partire, eh? Ci siamo? Vado. Meno male che non l'hai bevuto il caffè. Mi dispiace, ma io certe informazioni non gliele posso dare. Non mi fate perdere tempo. Va bene, allora vediamo se le potrò dare a qualcun altro. Sta solo chiamando un amico, niente grave. Pronto, Camilla? Ciao, Gaetano, dove sei? A Fregene. A Fregene, anch'io. E dove esattamente? Internet Point, via dei Faggi 32. Via dei Faggi 32. So dove, dottor. Ti raggiungo subito. Ciao, ciao. Pronto?
Allora, ecco qua. Nicola Tucci. È in grado di verificare se ha mandato altri messaggi? Purtroppo la memoria viene cancellata dopo ogni utilizzo. Sa, la privacy. Siamo sulla pista giusta. È sicuro che è nascosto qui a Fregene? Ho capito, ma dove? Sì, dimmi. Allora, l'abbiamo pedinata. Adesso stiamo percorrendo un viale dove ci sono ville lussuose. Si chiama viale... Sestri Ponente. Sestri Ponente. È a Fregene, vicino alla spiaggia. Viale Sestri Ponente. È dall'altra parte, torre. So dove, dottor. Adesso si sta fermando. E sta scendendo. Che facciamo? Interveniamo noi o aspettiamo che arrivi lei qui a Fregene? E Ferrari, siamo dietro di te. Villa Conchiglia. Dottor, lo sapete a chi appartiene questa villa? Al dottor Taviani. Ah, è il dentista? Mi scusi. Secondo me là dentro ci sono tutti e tre. Non rispondono. Dottore, vieni con me. Comandi. Voi aspettate qui. Agli ordini. E voi pure. Va bene. Ah, commissario. Buongiorno. Buongiorno. Ero al piano di sopra a fare una doccia. Posso esservi utile in qualcosa? Ma intanto ci faccio entrare. Ah, sì, certo. Ferrari, c'è ancora del caffè se vuoi nel termos. No, grazie. E quando te lo potrò offrire un caffè? Capirai che onore. Non ti sottovalutare così. E piantala. Volete accomodarvi? C'è qualcuno con lei? Beh, veramente io... Ci sono io. Ah. Siamo amanti, c'è qualcosa di male? E sarà meglio che vi mettiate addosso qualcosa di più adatto ad un interrogatorio. Dovete seguirci in questura. Non lo beccheranno mai, Camilla. Nico sarà già alle Bahamas a godersi i miei soldi. E Tucci! Nico! Dove va? Tucci, fermo! Fermo, Tucci, fermo! No! Buttate le pistole a terra. Forza. Giù le pistole! Giù le pistole, a terra! Forza. Via! Butta a terra le chiavi della macchina. Muoviti! Nico, per favore, lasciami andare. Prendi le chiavi! Tienili d'occhio. Come? Nico, per favore, lasciami andare, non fa niente per 5.000 euro. Fermo! Fermo! Butta quella pistola a terra, l'ammazzo. No! Getta la pistola, l'ammazzo! No! Calmati! Butta la pistola a terra, l'ammazzo! No! La metto per terra, guarda. Guarda, la metto per terra, guarda. Oh! Ce l'hai? Sì. Te lo giuro, non ti avrei fatto niente di male. Io non sono un assassino. Quella pistola di plastica è un giocattolo. Il commissario non ha ammazzato nessuno. Poi chieda a loro dove ha ammazzato Matilde. Io lo chiedo a lei. Fermi qua. Presidente, grazie. Mi ha salvato la vita. Ma che ci faceva qui? Ho capito che era in pericolo. Certe cose si sentono. Quella sera ero andato a casa di Matilde perché sapevo che la signora andava a cena con Michele e quindi ero certo che dentro casa non ci fosse nessuno. Ma quando sono arrivato davanti alla villa ho visto Sabrina che correva sconvolta verso la sua macchina. Allora ho aspettato che andasse via. E con le chiavi che Giannetti mi aveva dato sono entrato in villa. Ma... quando sono arrivato nel salone ho trovato il cadavere riverso a terra in una pozza di sangue. Oh merda. Il commissario, mi creda, era già morta. Poi sono scappato via, terrorizzato. Sono entrato in quella villa soltanto per rubare dei quadri di valore. Io non sono un assassino.
signorina De Santis. Forse a questo punto è arrivato il momento di dire la verità. Sta zitta. Ne parleremo con i nostri avvocati, eh? No. Ha ragione il commissario. Ti prego. È ora di dire la verità. La sera in cui Matilde è morta, io ero andata a casa sua perché sapevo che dovevo uscire con Michele Giannetti. Io dovevo solamente prendere un'agenda che Alberto aveva intenzione di recuperare. Ed è per questo che mi ha dato le chiavi di casa della sua ex moglie. Era stata proprio Matilde a dirmi dove potevo trovare questa agenda. Ma dopo pochi minuti è tornata lei. Giannetti aveva avuto un incidente e non si era presentata all'appuntamento. Sì. Ma chi c'è? Sabrina! Matilde mi ha affrontata. Che ci fai qui? Come sei entrata? Con le chiavi. Che cosa stavi cercando? Questa. Ha incominciato ad alzare la voce. Proprio tu dove stava? Abbiamo litigato molto violentemente. Lei non mi voleva far andare via a nessun costo. No, tu da qui non esce, chiaro? Ah sì? Urlava. E come me lo impedisci? Urlava. Poi ha preso da un mobiletto una pistola e me l'ha puntata addosso. Devo chiamare la polizia. Ferma. Adesso stai calma. Allora a quel punto ho cercato di difendermi. Io volevo solamente strappargliela dalle mani. Però poi invece nella lotta è partito un primo colpo. Matilde, per favore. E poi un secondo che l'ha colpita. Caduta a terra senza vita, con gli occhi vitrei. Io ero disperata. Allora ho lasciato la pistola e ho recuperato l'agenda. Poi ho chiamato Alberto al telefono. Sabrina. Per raccontargli quello che era successo. Ho ucciso Matilde, ma non volevo, te lo giuro. Poi sono scappata via. E che cosa conteneva l'agenda che è costata la vita alla signora Matilde? La contabilità dei suoi guadagni in nero. La signora Matilde ricattava l'ex marito con quell'agenda? No. Lui però temeva che potesse vendicarsi di essere stata lasciata. Commissario, questa è la borsa che aveva Tucci. Controlli il contenuto. Lei ha visto Sabrina uscire dal luogo del delitto e ne ha approfittato per ricattare il professore. Portateli via, sono tutti in arresto. Io non c'entro niente con la morte di Matilde. Perché mi fa arrestare? Falsa testimonianza, occultamento di prove in un omicidio, favoreggiamento ed evasione fiscale. Oh, ma tutti io me li vado a cercare, ma uno peggio dell'altro. Certo che almeno finora un giocatore d'azzardo eppure ladro non mi era capitato. Oh, guarda chi c'è. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Oddio, è venuto per me. Ci sono problemi? No, perché? Non posso essere qui solamente per fare delle scuse alla signorina. Delle scuse? Sì, in effetti devo confessarle che fino all'ultimo ho sospettato di lei, perché io pensavo che lei e il suo fidanzato foste in combutta, ecco. Ex fidanzato. Ex. Dai, non infierire, Gaetano. Vabbè, però se permette vorrei darle un consiglio. Prima di fornire alibi falsi, conti fino a 100. Poteva capitarle un assassino, lo sa? Beh, l'assassino finora non mi è capitato. Io lo sentivo che Nico non poteva aver fatto del male a qualcuno. Ladro sì, però. Ah, il mio braccialetto? Beh, in effetti quel braccialetto è un oggetto di grande valore. Però abbiamo scoperto che è rubato e quindi tornerà alla legittima proprietaria. Mi dispiace. È la mia maxi rata della macchina. Faremo una maxi colletta, stai tranquilla. Però adesso vai da Mazzeo, guarda come sta. Sta impazzendo, vai, raggiungi. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci, commissario, grazie. Arrivederci. Allora, carne o pesce? Beh, con questo tempo vino rosso. Quindi carne. Quindi carne. Prego. È cotto marcio. Totale. È cotto marcio. Lo so, anche Mazzeo ha un cuore. Io però ho una cosa da farti vedere. È quello che immagino. Parlo solo davanti a un vermouth. Beh, già sto quadro era brutto prima. Adesso con l'occhio bucato proprio. Camilla, c'è una cosa che mi devi spiegare. Cioè? Il tuo famoso nesso. Si può sapere come ci sei arrivata? Davvero ti interessa? Moltissimo. Allora te lo spiego, è semplicissimo. Ho scoperto che Taviani aveva comprato un orologio dall'artigiano in via della Vite 33, quello che tu hai interrogato.
ho anche scoperto che Sabrina aveva comprato degli stivali dallo stesso artigiano, strana coincidenza, no? Quindi potevano essere un regalo di Taviano? Non solo, ma Sabrina sfoggia un sorriso bianchissimo che costa una fortuna, tra l'altro. E così si è arrivata al nesso. Mm-hmm. Il dentista era l'amante della ragazza. Mm-hmm. Ottimo lavoro, Camilla. Cosa hai detto? Ottimo lavoro. Mi hai parlato come una collega. Di formazione professionale. Bello. Che dici se passiamo dal vermouth a un piatto di spaghetti? Sì, sì, io posso, volentieri, sì. Sai che qua vicino c'è un'osteria che fa degli spaghetti da paura. Ma come parli, Gaetano? Come Nino, mio nipote. Ah, ecco appunto. Roberta. Beh, finalmente. A pranzo? Ora. Vai. No, è veramente... Vai. Va bene, vengo a prenderti al giornale, ok? Scusa, ma è che avevo litigato con lei e mi ha chiamato perché vuole fare la pace, però non è disposta neppure a perdere ma un minuto. Ma va benissimo, non è un problema. Cosa dice? Fra amici non c'è? Inganno. Offesa. Vabbè, verità, no. Un'offesa, che c'entra l'inganno? Sai che mi è venuta un'idea? Cioè? Forse ho trovato un lavoro per tuo marito. Davvero? Sì, i genitori di Roberta, che sono ricchissimi, cercano un architetto per ristrutturare la loro villa. Ah. Che dici, ne parlo? Magari, magari, sì. Ma lui è bravo, non ti fa certo fare brutta figura. No, no, dai, 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 sì. Beh, l'importante è che fatto una cosa. Sì. Bentornato a casa, eh? È piacere che sei tornato al posto tuo, c'era un vuoto qui. E io le cose... Ti ricordi il concorso, te ne avevo parlato, ti piaceva l'idea, la luce, il progetto, la luce che aumenta la frequenza della materia. Ma che, niente, fatto fuori. No, devo stare attento pure a come parlo, sennò questo ripete tutto quello che... Poi un giorno casomai ti racconti dettagli, ma brutte cose, niente. Che me lo sposta sempre, togli. Non lo posso vedere quell'occhio così, te lo rimetto a posto, guarda. Ma adesso con la nuova tecnologia, trapianti, cose, non si vedrà niente. Chiamo un bel filo dei fili da forma di piccoli spaghi, degli spaghetti. Tutti gli spaghetti! Spaghetti, spaghetti. Ah! Visto che l'abbiamo trovata la maglietta che ti piaceva, è pure in saldo? Siamo tornate? Sì! C'è già dentro, ma se volete potete aggiungere ancora un po' di parmigiano. No, ma sei stato un amore a farci trovare la cena pronta. Scusa, piuttosto ero preoccupato che fosse scotto, perché ho messo a fare una chiacchieratina di là e quindi... Come sono? Il condimento è buonissimo. Mm-hmm. Vero, amore? Sono buoni? Buonissimi. Tu che dici? Io credo sia giunto il momento di prendere... delle decisioni irrevocabili e accettare che questa non è una pasta, è colla, si può mangiare questa. Andiamo al ristorante, va bene, dai, via, dai. Via, andiamo, forza, forza, amore, andiamo. Non si poteva, e poi potevo mai rimanere insensibile al grido di dolore che da tutte le parti della tavola si levava verso di me. Ho fatto bene, no? Te lo faccio mettere a posto quell'occhio. È stata sua l'idea del ristorante, me l'ha suggerita. Grazie, bisnonno, grazie. Gli spaghetti erano proprio colla. Zitto, zitto. Però ha ragione, eh? Sì, ha ragione, ma così rischia un merlicidio, eh? Forza! La luce! E lascia perdere la luce, andiamo. Zitto!